Beh, forse potresti pensare che problemi come disastri naturali o incidenti stradali possono accadere a chiunque ma non a te. Ma la verità è che le cose succedono a tutti, anche a noi. Bene, quindi è meglio essere pronti ed affrontare qualsiasi cosa. E ti aiuterò a farlo. Se senti odore di pesce a casa, senza motivo apparente, dovrebbe scattarti un campanello d'allarme in testa. Eh sì, perché la rete elettrica potrebbe essersi fusa e potrebbe scoppiare un incendio. Stacca la corrente finché non capisci cosa sta succedendo. Se l'olio ha preso fuoco nella padella, non spegnerlo con l'acqua, farai solo divampare le fiamme ancora di più. Piuttosto, copri la padella con un panno umido o un coperchio. Il fuoco morirà per mancanza di ossigeno e si spegnerà. Se la fiamma è ancora piccola, gettaci sopra una manciata di bicarbonato di sodio o di sale che soffocheranno le fiamme. Se ti si ferma la macchina in mezzo ai binari e proprio in quel momento sta arrivando un treno, che cosa dovremmo fare? Aspetta che ci penso un attimo. No. Esci dalla macchina il più velocemente possibile. Dopodiché scappa via dai binari, ma in direzione del treno che sta arrivando. Se vai nella direzione opposta, rischi di ritrovarti schiantati addosso i pezzi di macchina disintegrata. Se ti senti accaldato, ma hai anche le vertigini e non sei sicuro se sia un colpo di calore, qualcosa di dolce, come dello zucchero o caramelle. Se hanno un sapore disgustoso, chiedi immediatamente assistenza medica. Se c'è un'emergenza e non riesci a scendere dalla macchina, prova a rompere il vetro, ma mira ai bordi, non al centro. Se riesci a rimuovere il poggiatesta dal sedile, usalo per rompere il vetro. I poggiatesta sono diversi a seconda del modello di auto, quindi assicurati sempre di sapere come si tolgono quelli della tua auto. Se c'è un incendio, ricorda che verrai raggiunto prima dal fumo che dalle fiamme. Ecco perché, per evitare di respirare fumo, è importantissimo rimanere il più possibile abbassati vicino al pavimento. Si dovrebbe rimanere in questa posizione finché non si riesce a uscire o finché non arrivano i soccorsi. Se hai bisogno di aiuto in un luogo pieno di gente, non limitarti a urlare e basta. Piuttosto, indica una persona sola nella folla per farti aiutare. Ad esempio, «Ehi tu con la maglietta rossa, per favore aiutami!» Se sta per arrivare un tornado nella tua zona e non hai abbastanza tempo per scappare, il posto migliore per nasconderti dentro casa è la vasca da bagno. Non dimenticare di prendere un grande cuscino, se puoi. Ti proteggerà dai calcinacci che cadono. Sei su una collina e improvvisamente ti si drizzano peli e capelli. Questo è un segno che c'è elettricità nell'aria, che spesso precede un fulmine. Fuggi il più velocemente possibile e trova un riparo. Mentre guidi, evita di ascoltare musica particolarmente ritmata e ad alto volume, che ti fa venire voglia di ballare. Ricerche hanno dimostrato che questo tipo di musica fa perdere la concentrazione. Lo stesso vale per la musica che non ti piace. Quindi, crea una playlist con le canzoni che ti piacciono, ma che siano calme. Se sospetti che un oggetto possa darti la scossa ma devi controllare, toccalo con il dorso della mano. In questo modo sarai in grado di togliere la mano se senti la scossa. Se invece lo tocchi con il palmo, la carica elettrica ti farà chiudere la mano in pugno stretto e non riuscirai a staccarti. Sarà un'esperienza a dir poco scioccante. Se stai chiamando un servizio di emergenza, prima di tutto fornisci loro il tuo indirizzo e poi spiega il motivo della chiamata. In questo caso, se qualcosa o qualcuno ti costringe a chiudere la chiamata, l'operatore saprà già dove inviare i soccorsi. Se dopo esserti tuffato non riesci a capire in che modo nuotare per tornare in superficie, espira. Le bolle inizieranno a salire e dovrai solo seguirle. Se ti graffia o ti morde un animale selvatico, lavati accuratamente e corri in ospedale. Qui è fondamentale sbrigarsi. Potresti sentirti male in pochissimo tempo. Se lasci una bottiglia d'acqua al sole per tanto tempo, può accendere un fuoco. Eh sì, perché la bottiglia agisce come una lente e raccoglie tutto il calore in un unico punto. Non lasciare mai bottiglie in giro in auto in una giornata di sole e tienile lontane dalle finestre di casa. Se senti un sapore metallico in bocca mentre sei in acqua, lago o piscina, è un brutto segno. Significa che da qualche parte c'è un cortocircuito elettrico. Esci subito dall'acqua, punto! Se la tua macchina sbanda, puoi riprendere il controllo sterzando nella direzione dello sbandamento. Per di più, il rischio di ribaltarti con la macchina sarà inferiore. Ma cosa fondamentale? Non frenare.
Ti sei perso e sei rimasto con la batteria del telefono scarica? Puoi fare una bussola con il telefono. Smontalo e trova il magnete al suo interno. Avrai bisogno di circa un centimetro di un filo metallico. Metti una delle sue estremità sul magnete e ricorda qual è. Dopodiché, prendi un piccolo pezzo di carta o una foglia secca. Mettici sopra il filo e lascialo galleggiare in una pozzanghera pulita. La parte magnetizzata del filo punterà a nord in pochi secondi. Poi, ehi, quando sarai fuori pericolo, puoi ricomporre il tuo telefono. Se sei in un ascensore con una persona sospetta, premi il tasto di ogni piano. Questo ti permetterà di scappare o di chiamare aiuto. Il rovescio della medaglia è che se ci sono anche altre persone con te in ascensore, potrebbero pensare che stai facendo uno scherzo. È possibile prevedere il meteo con una tazza di caffè o qualsiasi altra bevanda. Agita la bevanda e versala in un bicchiere. Se le bolle vanno verso i lati, il tempo sarà buono per le prossime 12 ore. Se le bolle si riuniscono nel centro, arriverà una tempesta nelle prossime 12 ore. Se ti si buca una ruota in mezzo al nulla, fai dei piccoli fori ai lati dello pneumatico e riempilo di erba o di pagliuzza. Potrebbe volerci un po', dipende da quanto la gomma è sgonfia, ma riuscirai quantomeno a raggiungere la stazione di servizio più vicina. Se ti trovi in una strada scarsamente illuminata, puoi usare il tuo telefono o la fotocamera come una fonte di luce quando attraversi. Così permetterai ai conducenti di vederti e di reagire per tempo. Tira fuori il telefono, sbloccalo e assicurati che lo schermo luminoso sia puntato verso tutti i veicoli in arrivo per segnalare la tua presenza. Se non hai acqua potabile, puoi farti un filtro dell'acqua da solo. Prendi una bottiglia di plastica e taglia nel fondo. Se hai un filtro del caffè o almeno un pezzo di garza, avvolgilo strettamente attorno al tappo della bottiglia. Poi mettici dentro un po' di cotone e una manciata di ghiaia. Metti un altro strato di garza sulla parte superiore e aggiungi sabbia. Poi ripeti con garza, ghiaia e sabbia di nuovo. Ora puoi versare acqua all'interno e aspettare che si filtri. Non dimenticare di farla bollire prima di berla. Non guidare con i fendinebbia posteriori accesi sotto la pioggia battente. Il conducente dietro di te potrebbe scambiarli per le luci dei freni e sarà tentato di frenare anche lui. E su una strada bagnata, meglio evitare guai. Anche se non stai guidando velocissimo mentre piove, il rischio di aquaplaning c'è sempre. Che cos'è? È quando l'acqua a terra agisce come un lubrificante tra la ruota e la strada, facendo praticamente sollevare le gomme dalla superficie. In questo caso non sterzare, bensì togli il piede dall'acceleratore e premi lentamente e costantemente il pedale del freno. Alcuni fiumi poco profondi potrebbero sembrare abbastanza tranquilli, ma sotto hanno una corrente veloce che può trasportare oggetti come tronchi, rami di alberi, rocce e spazzatura che potrebbero venirti addosso mentre nuoti facendoti male. Se rimani intrappolato nella corrente, galleggia pancia in su con i piedi rivolti a valle e la testa a monte, in modo che il capo sia protetto. Quando la corrente non è più così forte, puoi riprendere tranquillamente a nuotare. Capito tutto? Ottimo! Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, allora metti mi piace al video e condividilo con un amico. Ed ecco altri video interessanti che penso ti piaceranno. Basta cliccare a sinistra o a destra e rimarrai con noi sul lato positivo della vita.